Ci troviamo in una cucina. Oggi si è festeggiato un anniversario. Ecco, sì, il festeggiato c'ha tanti anni. Poi lo diremo, lo faremo vedere. Lo lasciamo un pochino in sospeso. Con noi abbiamo il figlio del festeggiato, il signor Lollo. E questa è proprio la cucina del signor Lollo. E è stato proprio lui l'artefice, diciamo il cuoco, quello che con tanto amore oggi ha preparato tanti cibi squisiti, tante specialità per l'occasione. Perché ecco, questa ricorrenza ha richiamato qui tanti parenti, tanti amici. Non è una cosa consueta festeggiare gli anni che poi verremo a dirvi. Allora, signor Lollo, buonasera. Tanti auguri anche a lei per avere un padre così longevo. E poi sappiamo che sta anche bene. Allora, ci dica un po' cosa ha fatto qua dentro. Ho fatto per antipasto, è l'antipasto del bifolco, cioè prosciutto e pizza di Pasqua, però fatta schiacciata. La pizza di Pasqua, quella col formaggio, ottima, perché me vanto. Poi ho fatto cappelletti in brodo, timballo di carciofi, un pochetto avanzato, però erano saturi, avete capito? Certo. Poi ho fatto l'ordine proprio in cui sono stati portati a tavola. Arista di maiale con peperoni iseati, una specialità mia. Poi abbiamo servito il cinghiale con erba di campagna. Poi arrosto misto formato da agnello, pollo, piccioni con patate a doppia cottura, che è un'altra specialità mia. Poi abbiamo servito roast beef con al profumo del bosco, cioè con dei porcini. Poi la palomba in umido nero. Credo che mi pare che se non ho dimenticato. Quindi la torta. Poi la torta. Mio padre ha mangiato tutto, anzi ogni tanto fregava qualche cosa al commensale vicino, che era Tonino, un amico mio. Ecco, quindi ha così gradito la sua cucina che ha mangiato facendo concorrenza a tanti amici molto più giovani di lui. Che ecco, questo dimostra come, ecco, appunto, alla sua età, poi lo verremo a dire, lo lasciamo per i nostri telespettatori ancora un pochino in sospeso, ecco, ancora è un fisico veramente sano, un fisico che sa gustare ancora la cucina e tante altre cose che adesso verremo a chiedere al signor Fedele. Incominciamo a dire il nome. Ecco, allora noi dalla cucina ci portiamo nella sala del convivio, ancora alcuni parenti, alcuni amici sono presenti, altri sono andati, vogliamo dire anche l'ora esatta in questo momento, sono le 17:45, quindi è da oggi che si sta a tavola e il tempo ci voleva per tutti, ecco, quei cibi che sono stati serviti. Allora, eccoci qua, buonasera a tutti, il festeggiato, eccolo, a sedere in mezzo agli amici, come dicevamo, e allora ecco qua la sorpresa dei nostri telespettatori. Noi abbiamo fatto un cappellino a questa cerimonia, non abbiamo detto però né chi era né gli anni. Allora, il signor Iannucelli Fedele, allora gli anni ce le dice lei, quanti anni ha compiuto oggi? Io? Mi sono nato il 7 ottobre dell'anno 1891, faccio altro conto. Quindi 100 anni. Una volta che vediamo, quando si batteva sulle aglie a 100 si fischiava con la sirena. Lei cosa ha fatto oggi? Niente. Di particolare. Niente. Più degli altri anniversari. Niente, non ho fatto niente. Io sono sempre nel mio minchione. Sì. No, questo no, perché io so che lei ha fatto una vita veramente retta, una vita. Ecco. Che io quando sono stato nei posti dove sono stato, ho cercato di fare il meglio che potevo fare e ho fatto effettivamente. Quando io, per esempio, andai sul Peglia a rimboschire, no? Ecco, parliamo in che età è andato al Peglia? Oh, lì avrò fatto un macello, proprio un macello. Andai io e dovete piano piano ripristinare le cose, e ripristinai tutto, quello feci con la casetta, con la chiesetta piccola, su quell'alturetta. Sul Monte Peglia? Sul Monte Peglia. Ma questo in che anni? Che...
Era il 15-18, appena la guerra. La prima guerra mondiale. Era il 14. Quindi lei. Verso il 15. Quindi lei ha parlato di piante, lei ha messo magari tutte quelle piante lì, quella pineta che oggi ha reso il Peglia veramente un monte. È il Peglia, quella l'ho fatta tutta io, capito? Ma lei da solo, no? Chi c'era con lei? Avevo i cosi, no? C'erano i prigionieri di guerra. Ecco, lei quindi guidava delle squadre prigioniere di guerra. Squadre prigioniere di guerra, le quali effettivamente, siccome io le trattavo bene, non ero come quelli che le trattavano, insomma, ma io le trattavo bene. E quindi questi lavoravano? Lavoravano con passione. E io avevo un vantaggio notevole, in quanto che non mi arrabbiavo e loro lavoravano bene. E questa è una lezione che vuole dare a tutti: se si vogliono ottenere delle cose bisogna essere calmi e gentili con gli altri. Bene, però io, signor Fedele, vorrei ritornare un pochino più ai nostri tempi, no? Parlare un pochino come lei passa la giornata. Come fa a passare le giornate? Con che si diverte? Che cosa fa? Legge, guarda la televisione, va a spasso? Parliamo di oggi. La televisione, chi la guarda mai la televisione? E allora come fa a passare la giornata? Penso così. Riflette sul passato? Penso le mie cose, ognuno ha le sue, sa. Certo, ognuno ha il suo problema. Allora senta, io vorrei un pochino allora parlare di quando lei, perché lei è uscita a Orvieto, noi l'incontravamo per il corso, per le vie, fino ad anno scorso. Sono un po' di mesi, ecco, che non si vede più a spasso. Poi ci dirà anche perché non esce più da casa. Ecco, lei però fino a qualche anno fa aveva l'abitudine di andare giù alla Confaloniera con il suo sigaro, faceva la sua passeggiata, no? Tutte le sere, se fumava il sigaro. Se non fuma più il sigaro oggi? Adesso non l'ho potuto più fare. Ma il medico gliel'ha detto di non fumarlo? No, per carità, da me per conto mio ho lasciato correre e non ci sono fatto più perché l'età è passata, ormai io sono arrivato effettivamente a 100. Ma questo lo sa Dio a quant'anni ancora camperà. Ma allora, senta, ci dica perché non va più a spasso per Orvieto. Come? Perché non va a spasso per Orvieto adesso? Per il corso, prima andava... Non mi piace. Non mi piace. È cambiata la mentalità della gente? Ho cambiato idea. Oppure adesso è il suo interesse che è cambiato? Adesso sto bene solo. Sta bene da solo, eh? Però c'ha due figli vicino a lei, e Carlo e Lollo. Beh. Ecco, cosa è lei che aiuta loro o loro aiutano lei? Loro aiutano a me. Ecco. E allora oggi ho visto Lollo, ci ha fatto vedere tutto quello che gli ha fatto mangiare. Com'era il cibo? Come da adesso, buono. Era buono, eh? Sì. E so che ha fatto concorrenza a tutti questi amici e a questi parenti. Lei ha mangiato più di tutti. È vero che ha mangiato più di tutti loro? Sì. È vero. Senta, lei c'ha problemi di fisico, ecco, non digerisce, non dorme, c'ha tutto e sano. Niente, nessun problema. Io mangio, di una salute ferrea. Nessuno mi dice niente, nessuno mi dice mangia poco, mangia di più, mangia di meno. Io mangio quello che mi piace. Che no, dai medici ci va spesso? Dai medici? Non li conosco. Quindi non si è fatto mai visitare da un medico? Mai. Ma sarebbe il tempo, quanto sarà? Sarà 10 giorni, 15 giorni che sono... E lui venne col medico. Ma via sarà, tu col medico. Quindi lei non conosce medicine? Niente, conosco. Ma allora quando è andato in guerra, quale guerra ha fatto lei? Quella del 15-18. Del 15-18. Allora quando è andato in guerra che gli hanno fatto le famose punture, lei, quelle bisogna farle, che ha fatto? Le punture non le ho fatte perché ero ufficiale e le mettevo che l'avevo fatta, ma non ho fatto niente. Quindi ha fatto il furbo? Ha fatto il furbo. Senta, allora ci dica una cosa, ma come si fa ad arrivare a tanti anni così in salute? Lei, secondo lei, cosa ha contribuito nella sua... Non ho fatto niente, ho bagnato, ho bevuto e buonanotte. Ah, ecco, questo è stata la sua filosofia. Bagnato e bevuto e fregandomi di tutto, capito? Ma pensieri ce ne ha avuti sulla vita, come tutti. Pensieri ce ne ha avuti. Pensieri ce ne ha avuti sulla vita, penso. Quanto dava peso, ecco, alle sciagure, alle cose che non andavano bene? Gli dava peso oppure no? Guarda, adesso non me la so presa mai.
Quindi questo ha contribuito a farla star bene? Serenamente, senza star pensando a niente. Ma senta un po', ma ci vuole raccontare allora lei qualche cosa che le piace, che gli è rimasto più... Ecco, qualche ricordo più caro della sua vita, ce lo vuole dire? Quando stavo con mia moglie. Ecco, lei passeggiava spesso, insomma, anzi tutti i giorni, era un'abitudine uscire con la sua moglie. Era una donna santa, e dico la verità, ma basta. Allora, torniamo alla festa di oggi, Ecco, quante cantelline, una sola, spento? Di due. Tre cantelline, quante cantelline c'erano sulla sua torta? Oh, che so quante ce n'erano. Io non ci sto tanto, stavo a guardare. Ci hanno messo 100 oppure solo una per 100 anni? Una ce n'era. Tre? Che rappresentavano queste tre cantelline? Che ne so io, non ho proprio idea. Allora, uno mi dicono 00, 100 anni, tre candeli. Com'era questa torta? Sì. Questa torta com'era? Buona. Ma chi cucina meglio, Lollo oppure Carlo? Come? Chi cucina meglio? Due bene. Bisogna essere, i figli dicono no, siamo sinceri, insomma, chi è il meglio a cucinare? Cucina bene tutte e due. Perché i figli dicono, Carlo dice Lollo, Lollo dice Carlo. Lollo è più cuciniere. E oggi è stato Lollo a fare tutto quel ben di Dio, eh? Sì. Allora io adesso, poi ci ritorno a lei, però io vorrei che adesso i suoi amici, i suoi parenti, gli formulassero un augurio, ecco, quello che si sentono in questo momento. Va bene, perché? Devi sanno, senza muro sti pochi giorni che mi rimangono, ecco l'augurio che io. E allora gli chiediamo qualche cosa di lei, che forse io non so chiedere, non mi passa per la mente. Ecco, adesso chiedo a loro, lei ascolti, poi ritorno da lei, sono fedele. Allora, c'è qualcosa che vuole ricordare del suo fedele, lei, signora? Lei intanto chi è, parente oppure amico? Io sono una sua amica, insomma, ecco, una vicina di casa. E lo ricordo sempre così, un uomo pieno di vitalità, un uomo simpatico, e molto equilibrato. Che gli dico? Ecco, va bene. Io me lo ricordo così. Lei è... Niente, io conosco il figlio più che il babbo. Quindi lancio un po' di diete, lei? No, perché io sono amico del figlio. Insomma, oggi siete venuti a scroccare. Scherzo. Conosco bene anche il signor Fedele, al quale faccio gli auguri praticamente da oggi, anziché i 100, di festeggiare i 200, perché non si sa fino a dove arriva il signor Fedele. Dovessimo arrivare tutti com'è. Ce l'auguriamo, arriva com'è. Sì, ci auguriamo tutti di arrivare. Oh, questo era il punto. No, passi oltre. Bene, allora io non so, qui ci sono le signore, volete aggiungere qualche cosa, un augurio? Lei ci vuole dire qualche cosa? Intanto noi facciamo riposare il suo fratello e poi ci ritorniamo a chiedere. Lo conosco da 40 anni, non un giorno, sono 40, perciò da questo potete anche fare un... Dice, dal fatto che è rimasta amica, che sta qui, vuol dire stata una brava persona. Famiglia, perché sono come i miei parenti. E infatti i nipoti mi chiamano la zia, perché siamo di casa, insomma. E ho sempre visto il suo fedele, felice, tranquillo, ospitale, moltissimo. Specialmente quando c'era anche la mamma. Signora Anita è stata di una bontà infinita, una donna che uguale a quelle non se ne trovano. Ed è stata una compagna che ha saputo amare veramente fino in fondo, ma amare vero, certo. Amare la famiglia, i figli, e il suo fedele che qualche volta faceva anche lo stranetto. Dopo glielo chiediamo al suo fedele. Oh, allora noi qui abbiamo la nipote, la nipote, di solito c'è che le nipote amano più i nonni che i genitori in qualche momento, perché sono quelli che li coccolano di più, eccetera. Cosa ci vuoi dire del tuo nonno? Io faccio tanti auguri al nonno di lunga vita, perché lui veramente sicuramente avrà ancora tanti anni in pelle di fantasia. Ci vieni spesso qui a trovarlo? Io, sì, con la mia famiglia, durante le feste. Ecco. E come l'ha trovato oggi tuo nonno? Rispetto a qualche anno fa? Sempre... Dall'ultima volta che l'hai vista, miglior... È sempre uguale lui, è sempre bello. Sempre uguale? Sì. Ma è di poche parole tuo nonno, com'è con te?
Sì, nonno sicuramente di poche parole, però le sue parole sono essenziali, diciamo. Dice quello che serve, no? E sa colpire. Bene. E allora io allungo il microfono, ancora altri tre ospiti. I piatti erano molti, molti di più. Ecco, il Soraldo, non so, ci sta il ragioniere, sentiamo un po'. Io sono lui venuto. Non è né parente né amico, mi ha detto, però non so come mai che è qui. Io sono allievo, sono venuto a scuola a vedere come si fa a arrivare a 100 anni. E siccome la medicina è mangiare e bere, mi è piaciuta, e allora mi sono fermato. E ha dato una bella lezione, sì, una bella, ecco, in effetti ha detto io... Ecco, allora un pezzo interessante, mi dicono che ci può raccontare lei. Io niente, sono un amico di famiglia. No, racconta per addirittura te. Adesso, addirittura i miei figli dicono zi Lolo, dunque è lo zi Lolo. E posso raccontare un pezzo che mi è successo qualche anno fa, un paio d'anni fa. Entravo alla cassa di risparmio e lui sbuca dal vicoletto qui che va verso la piazza Sant'Andrea. Mi vede e mi fa, dico, che è successo? Che vi ho fatto, Salfredo? Niente, ma gli ho fregato un altro anno oggi, era il 7 d'ottobre. Gli ho fregato un altro anno. La pensione, lui gli ha fregato un altro anno. Ecco, e chissà quanti anni ancora gliela fregherà, vero Salfedele? Noi ritorniamo da Salfedele. Allora, vedere tanti amici intorno oggi, tanti parenti, la nipote, cosa ha provato? Come? Oggi ha visto tanti amici intorno a lei, tanti parenti, la nipotina, cosa ha provato? Ho un piacere, ho provato, io con mica sono sincero, sa. Certo. Eh? Una volta io l'incontravo per Orvieto, parlammo, lei mi disse che non aveva detto mai bucie. È vero, che a le bugie. Ecco, quindi lei non dice non c'è ragione che dica le bugie, no? Per quale motivo devo dire le bugie? Come arrivo? Sì, ecco, allora qui intanto noi andiamo a vedere la targa che il comune ha voluto farle come omaggio. Sulla targa ci sta scritto la leggo io. Al concittadino Iannucelli Fedele, in occasione del suo 100° anno di pagamento delle tasse, Orvieto, 7 ottobre 1991. E viva il contribuente! Non è comune, che ne sa? Che ne sa? Meglio di questo il comune. 100 anni che ha pagato le tasse. L'ha fatta una targa di riconoscimento. Contento. Quindi lei è stato onesto anche come cittadino. Contribuente. Come sì. Contribuente. Sì. Non ha mai fatto il furbo. Mai ho fregato nessuno. E il comune gli ha fatto riconoscimento. Adesso vorrei sentire la sua. Sì. La sua nuora, la moglie del signor Carlo. Ecco. Allora lei ci deve, ecco, forse lei come Carlo, come pure lei, lo sta più vicino al signor Fedele, più di altri. Ecco, allora cos'è in questi ultimi anni che forse rammarica di più il signor Fedele? Beh, sicuramente sarà stata la morte della moglie, che insomma dopo si è sentito sempre un po' solo, isolato. Quindi dopo la morte della moglie veramente ha dato un calo un pochino, eh? Sicuramente. Non tanto fisico, ma se non altro morale. Si è sentito un po' solo, però diciamo col carattere che ha sempre cercato di partecipare, non so, ai compleanni, alle feste dei nipoti, alle cose che noi raccontavamo, il lavoro dei figli, dei nipoti, eccetera, quindi per questo sempre il solito carattere. Quindi ha reagito interessandosi ad altre cose. Qui abbiamo altri due nipoti, ecco, i figlioli della nuora del Sor Fedele. Allora voi cosa ci volete dire? Un bravo nonno. Vi fa spesso qualche regalo? A queste cose ci tiene lui? Sì. Ogni tanto c'ha un po' di meno, però ci ha fatto parecchi regali. E voi come contraccambiate? Bravi nipoti. No. Cioè lo venite a trovare spesso, lo coccolate e lui gradisce questa vostra presenza? Penso che sì. Ti spero almeno di sì. Lo fa capire? Penso di no. No, non è una cosa che lui fa capire, è proprio un'abitudine di famiglia, bisogna capirle da soli le cose. Io penso che allora per chiudere questo nostro servizio, questa chiacchierata, non c'è meglio che un augurio da voi nipoti, ecco, del Sor Fedele. Che cosa volete augurare a vostro nonno? Altri 100 anni forse no. Sono troppi anche per lui. Un altri 90-95 penso, va bene. Pure troppi 95. Sì, e magari in salute come oggi.
Ok, anche di più. Si può sempre migliorare. Bene, noi ci associamo a questo augurio, penso è l'augurio anche di tutti, una salute ancora per tanti anni a San Fedele. Bene, allora di nuovo tanti auguri signor Fedele, arrivederci, arrivederci. Adesso noi con lei facciamo un brindisi, però spengiamo la telecamera e facciamo un brindisi con lei, va bene? Arrivederci.